Siamo qui oggi con l'Associazione dei Cuochi di Messina per presentare durante questo evento così importante per la comunità, non solo di Gesso, ma di questa gran parte della Sicilia, per presentare, diciamo, un biglietto da visita gastronomico con delle pietanze identificative, rappresentative e celebri anche del nostro territorio. Quindi abbiamo allestito un buffet di roba salata, l'immancabile pesce stocco agghiotta, che è, diciamo, il piatto nazionale della città di Messina, le involtini, o come si dice dalle nostre parti, le bracciolettine. Poi abbiamo la focaccia, i pitoni, le olive ripiene, tutte specialità appunto del luogo. Una parte dolce con la cassata, la pignolata, gli insurdi e tutto ciò. Che i cannoli, diciamo tutto ciò che ci identifica. Quindi così speriamo che con quello che facciamo riusciamo anche a dare il nostro personale benvenuto alla First Lady, a tutti quelli che sono venuti e a chi guarda questo evento con particolare emozione. Sono qui per coronare un sogno di una signora, nata qui proprio a Gesso, la Caterina Giacobbo, che è una lontana parente della First Lady, dell'attuale moglie del Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo aperto il cantiere all'inizio del mandato del Presidente Biden nel 2020, ora siamo nel finale e pare che davvero questo sogno si sta per realizzare. Insomma, io fra l'altro ho avuto di questo periodo l'anno scorso nel 2003, ero ospite d'onore alla Casa Bianca durante un Christmas party e salutando, incontrando la signora Biden, gli ho raccontato di questo nostro progetto, di questa nostra ambizione di ospitarla nella sua terra natia. C'è un'intera Sicilia, la comunità di Gesso, che con gioia non vede l'ora di poterla abbracciare, questa figlia della nostra terra. E tutto questo pare che davvero a volte i sogni si realizzano e siamo qui a coronarlo insieme alle istituzioni, insieme a tutto quello che poi è il tessuto artistico, dolciario, gastronomico di Messina, soprattutto con le pignolate, con tutto quello che è il patrimonio millenario delle arti culinarie, dove questa provincia ha sempre avuto una grande determinazione rispetto anche alle altre province della Sicilia. Ricordando anche il mio excursus, io da giovanissimo facevo palestra qui a Messina da Dodis, frequentavo le pasticcerie storiche e quindi a maggior ragione mi sento anch'io figlio di questa comunità per certi aspetti. Oggi la First Lady mangerà quindi un buon panettone. Assolutamente il panettone, ma non solo, è la conclusione del panettone, tutti i profumi della terra di Messina, in questo caso del mare di Messina e del suo entroterra. Siamo l'unica azienda sul territorio di Gesso, quindi ci fa piacere essere presenti e sicuramente dare l'opportunità anche di conoscenza del nostro vino e poterlo fare assaggiare. Noi siamo produttori della DOC Faro, che è il disciplinare del comune di Messina, quindi per noi è motivo di orgoglio essere qui oggi a una giornata internazionale sul nostro territorio, in un borgo splendido che merita essere attenzionato. Su invito del personale dell'ambasciata, che sono stati ospiti nostri nell'attività di domenico, ci hanno detto: perché non ci portate la pagnotta alla disgraziata? Devo dire che il lavoro di mio padre è stato apprezzato nel tempo, quindi domenico ha segnato anche l'inizio di un interesse no gastronomico nella città di Messina, ma non soltanto, ha valicato un po' i confini nazionali e anche internazionali. Una parentesi: mio nonno, che si chiamava Domenico come mio padre, anzi il mio bisnonno, è partito con diciamo, il gruppo di emigranti di quel periodo, è partito per gli Stati Uniti d'America. E poi è ritornato perché c'era un problema di famiglia, un problema di lutto, e quindi ha dovuto rientrare. E questo ovviamente poi non ci tornò più in America, però in quella squadra che emigrarono in quel periodo c'era anche il mio bisnonno, quindi i periodi coincidono. La sorella di seconda di mio padre, che si chiamava Nascaltrito, era apparentata anche con questi della Gilly Jacobs. Che poi, andando a pensarci bene, la pagnotta alla disgraziata ha ingredienti molto semplici, eppure piace anche alle giovani generazioni. Io ricordo una dichiarazione che ha fatto la Gilly in un
un'altra occasione, non ricordo, che sentiva ancora i profumi e i sapori della sua Sicilia, della sua gesso. E questo praticamente l'avvicinava sempre più alle sue origini. E gli ingredienti della Pagnotta ormai sono noti, anche perché è un marchio registrato, e sono gli ingredienti dell'entourage peloritano, dove tutti utilizzavano i metodi di conservazione che poi si passavano le ricette una famiglia con l'altra, e quindi il metodo è sempre quello. I prodotti sono sempre quelli, ovviamente è passato molto tempo, purtroppo le restrizioni comunitarie vorrebbero che le tipicità avessero un ruolo molto marginale, mentre invece noi siamo riusciti, ottenendo il riconoscimento con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Pagnotta alla Disgraziata, siamo riusciti a mettere sotto un tetto importante questo prodotto.